Ciao a tutti! Siccome il primo video che abbiamo fatto sui life hacks è andato benissimo, vi è piaciuto a tutti, una cosa strabiliante, abbiamo deciso furbescamente di rifarlo. Ma non so se tu lo sai, ma ne abbiamo fatti già due di video di life hacks. Siccome entrambi i video sono andati bene, benvenuti al terzo! Due video non ci sono bastati per migliorare la nostra vita e sappiamo benissimo che questo canale può migliorarcela ancora di più, abbiamo deciso di continuare. Quindi oggi vedremo altri video, altri life hacks. Bene, io direi di iniziare col video. Iniziamo subito perché la mia vita deve cambiare. Vediamo il primo. Vabbè. Pazzesco. 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 Incredibile. Pazzesco. Cominciamo bene. No, no, questo mi sa che ho già capito cosa fa. Pulisce. Ma perché? Ma perché devi pulire con la Sprite? Ma l'acqua. L'acqua e il sapone. L'acqua e lo sgrassatore. Ma. Secondo 5 Minutes Craft, questo dovrebbe pulirlo. Come potete vedere, questo specchio è pieno di schifo. Di polvere, di tate. Fa schifo? Ok, come vedete è pulito adesso. Adesso prendiamo quest'altra parte, che anch'essa è sporca. Riproviamo con dell'acqua, solo acqua, e vediamo se cambia. Questa è, l'abbiamo pulita con l'acqua e questo con la Sprite. Come spegnere un fuoco velocemente. Ma i pompieri hanno sbagliato. How to make hair. Ma cosa fa? Ma io non ho parole. Ma io veramente. Ma questo lo proviamo. Non vedo l'ora di vedere questi risultati. Prego. Quella tipa aveva i capelli strachiari e diventavano ancora più chiari. È anche fredda. Amo i life hacks, li amo tutti, amo i life hacks, datemene ancora, sì? No. Cacchio! La coca negli occhi, non fa bene. Ah, che male! No, vabbè. Adesso avrai gli occhi azzurri. Ah! Fa male cane. Devi asciugarti i capelli adesso però, e poi saranno più chiari. Lasciate un like. Ti bagno con la canna dell'acqua, però non i capelli. Ti piacciono i life hacks? No, tu non hai idea. Hai presente le persone con i capelli unti? Ah. Ecco, per milioni di volte. Almeno sono più light. No, sono più schifo. Sono addirittura più scuri. Sono più scuri, più appiccicosi. Bello. Non ci credo. Buono. Sì, dammelo. Vabbè. Ok. E cos'è? Limone in uno. E vuoi dirmi che è buono? Vabbè. Questo. No. Che figo. Questo lo proviamo. No. Questa magia truccosa la faccio. Come si comincia? Non mi ricordo. Dobbiamo dividere l'albume dal tuorlo. Loro usano un imbuto. Loro usano solo l'imbuto. Mai visto utilizzare un imbuto? Oggi lo facciamo. Fatto! Non lì, lì! Lo so. Cosa stai facendo? Era per evitare che sporcasse il tavolo. Dimmi che non si è rotto il tuorlo. Non lo so. No, si è rotto il tuorlo! Si è rotto! Dai, ma che... Ma che la... Ma è ovvio che non funziona! Vedi che non si muove, cioè è fermo. Ma non esce. Ma come fanno a svuotarlo con l'imbuto? Ma non lo so, ma... Non mi sembrava che facessero... Che strano. Stranissimo. Non facevano così. Ok. Bene, adesso dobbiamo mettere via i tuorli e prendere il cavolo. Allora, dobbiamo tagliarne un po'. Sì, tagliane un po' di più, è troppo poco. Ok,
Finora siamo riusciti a fare questo. Eccolo il liquido! Ho trovato il liquido! Glielo verso! Basta, basta! Basta, è uguale. Oh, guarda, è blu! È okay. Come nel video! Anche questo deve essere blu. Tre, due, uno, via. Buttane. Oddio! Mischiano! No way! Funziona! Che figo! Questo è un esperimento scientifico figo. Non è un life hack. Perché a che cazzo serve? Però è figo. Beh, molto interessante, molto bello. Ora andiamo a fare una frittata. Ora dobbiamo fare la frittata. Siamo arrivati in cucina. Allora, abbiamo tutti gli ingredienti qua. Adesso, come faccio a metterli in modo che siano giusti? Tu metti in qualche modo. Vabbè, dai, si vede abbastanza. E non si stacca. No, l'hai rotto! Ma l'ha rotto, non ha fatto niente, che l'ha rotto! Dai, l'hai rotto! Bello, dai, vabbè, oh. Se non fosse stato per colpa tua, sarebbe venuto. Se non fosse stato per colpa mia, ho fatto tutto io. Esperimento riuscito alla fine, dai. Adesso però l'assaggiamo, perché se fa schifo, c'è il limone, farà schifo. Vabbè, assaggiamo. Comunque, se abbiamo fatto tutto sto casino, è bello, è bellissimo, è colorato, figo. Però se fa schifo da mangiare, non c'ha un minimo di senso, cioè. Perché è figo, capito, Sprechi la tua giornata così? Ti migliora la vita questo? No. Assaggio quello rosa. Sto provando ad elaborare. Ah, lo metti in bocca, ok? Senti il sapore di frittata normale. Inizi a masticarlo. Senti l'acido del limone a bestia. E poi il retrogusto del cavolo. Vai. Prendi un po' di rosa. Fa schifo. Sì. Questo è il punto, c'è una parola che devi descrivere. Schifo. Adesso provo quell'altro. Sa di frittata. Sa di pesce. Che pesce mangi te? Sì. Ketchup. 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 Sì. Ma è assurdo. Cioè, loro colorano le cose, poi ci buttano qualsiasi prodotto sopra e dicono che lo lama. È assurdo, comunque ogni volta che dobbiamo registrare c'è qualcuno che taglia l'erba. Secondo me quello lì taglia l'erba 24 ore al giorno. Ketchup. Allora, venite con me. Lui in teoria dovrebbe, cos'è, togliere la ruggine. Toglie la ruggine, esatto. Guardate qua. Più arrugginito di questo, esatto. È impossibile. È impossibile. Questo è fuori tutto l'inverno, sotto la pioggia. Questo era il mio passeggino, però come vedete... Cioè, era questo... il suo passeggino, quindi c'ha 20 anni sto robo. 20 e passa anni. In teoria io metto il ketchup e torna come nuovo. Sì. Bello. Bello. Finora sembra proprio funzionare. Ma devi raschiarlo un bel po', Fatto come nuovo. Sembra ancora più sporco. Guardate qua. Life hacks. Dentifricio. Dentifricio. Usiamo il dentifricio. Lo sgrassatore, quelle cose le hanno inventate per un c***o. Perché finora Coca-Cola, dentifricio, ketchup. Comunque siamo stati sgridati malamente da nostra mamma, quello è un lavandino completamente nuovo, e ha detto che bisogna lavarli solo con acqua e una spugna, non usare prodotti perché sennò si rovina la cromatura. Quindi in poche parole funziona tranquillamente anche solo con l'acqua, e se usate anche il dentifricio pian piano lo rovinate. Ottimo, grazie. Spero che non la usi più per mangiare. Ah, perché scivola? No, non ho capito. Ma stiamo scherzando? Ma questo è ridicolo. È ridicolo questo. Questo ha dell'incredibile. Cioè, tu mangi dalla colla. Ma tu vuoi morire intossicato? Ma ti fa schifo la vita? Ti migliora la vita sta roba. Hai capito? Io e Davide ci siamo scordati di salutare il follower della settimana, quindi provvedo e saluto adesso. Matteo Peruzzetto, grazie mille. Spero di averlo pronunciato giusto. No, basta. Cazzo, ne abbiamo visti un casino. Questo fidati che è il migliore. Ok.
Con cosa? Basta, spegni. Cioè, assurdo, basta, assurdo, basta, basta. Assurdo. Ragazzi, assurdo. Adesso chiudi tutto qua, chiudiamo l'internet, per favore, ferma la registrazione. Cioè, assurdo, ferma, cliccato un video a caso, ferma. Ha pulito con la Sprite, ferma. Manco a farlo apposta. Basta, chiudi!